Avanti. Avanti, tapioca. Oh, scusa. Non avevo sentito. Ma dimmi un po'. Come hai fatto a sapere che ero io? Le carte. Ah, già. Da quando sei uscito? È così che si accolgono i vecchi amici, eh? Brutalmente? Senza una parola gentile? Senza un sorriso? Sapessi in questi mesi quante volte ho pensato a te. Hai perso il tuo tempo. Io non ti do più nemmeno una lira. Come? Aida. Aida. E beh. Guarda un po'. Bene. Questo è il tuo conto. Bene, bene. Tapioca. Ecco qua. 10 febbraio. 40 lire per preparare un furto al Grand Hotel. Bene, bene. Risultato. 3 mesi di galera per aver rubato una gallina. Forse entrai dalle cucine. 7 agosto. Prestita di un'attrezzatura completa compresa fiammossidrica per furto alla cassa del risparmio. Beh, vabbè. Risultato. Perdita dell'attrezzatura compreso fiammossidrica e furto di 2 galline. Vabbè, ma devi portare le uova però. Me ne frega assai a me delle tue uova. Io finanzo fior di ladri, Coccobello, e non pollicoltori. Aida, ascoltami. Questa volta il colpo ce l'ho. L'ho curato. Mi bastano qualche ferro e un po' di denaro per tirare avanti fino al momento propizio. Oh, ma che strano. Che cosa? Le tue carte. Le mie carte? Parlano di gloria, di fortuna e di denaro. Lo vedi? Avevo ragione. Di che si tratta? Conosci quella gioielleria vicino al corso? Sì. Dietro quella gioielleria c'è una scala di sicurezza di notte. È incustodita. Ebbene. Dalla scala di sicurezza si accede in un cortile. E nel cortile? Nel cortile? Hanno installato un pollaio. Fuori! Venga. Fuori! E non farti più vedere in questa casa. Aida, ma io ho fame. Chi non sa rubare che delle galline non ha diritto di mangiare. E vabbè, non si mangia. Fuori! Vabbè. Fuori! Fuori! Vabbè, ho capito. Vado via, vado via. Fuori! Vado via.